Bentornati qui su Nerdstorming, sempre con i vostri Edo e Vale. E dopo aver visto il furgoncino, il mezzo delle nostre tartarughe, ovviamente non potevamo non presentarvi le tartarughe. Come promesso, vediamo i protagonisti di questo nuovo film Teenage Mutant Ninja Turtles Caos Mutante. E ovviamente le quattro tartarughe coadiuvate dal sempre eterno maestro Splinter. Ed ecco qui la prima confezione di questa linea delle tartarughe ninja, riprese appunto dal film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, ovvero Caos Mutante, qui in Italia. E vediamo subito Leonardo, il leader delle quattro tartarughe, no Edo? Ah certo, io ero lui! Oh. Sai quando vedi no, nelle sigle o nelle cose? Sì. Io sono questo, esatto. Io ho una passione spasmodica per il blu e quindi... Eccezionale, sì. ci stava. E quindi qua cosa vediamo? Allora, intanto il personaggio con le sue classiche katane. All'interno troviamo anche la tartarughina, praticamente Leonardo antemutazione, e la classica rastelliera che c'era anche nel packaging della serie vintage, un omaggio al giocattolo originale. Esatto, l'artwork raffigurante il personaggio di Leonardo, il titolo ovviamente qui in cima, il nome del personaggio, il leader, il capo. E abbiamo anche la distribuzione da parte di Giochi Preziosi per Playmates qui in Italia. Esatto, la Playmates che tra l'altro si occupa da sempre della produzione delle action figure barra giocattoli delle tartarughe ninja. Ma giriamo, vediamo il retro e qui vediamo la checklist dei personaggi raffigurati però come li vediamo nel film animato. Non vediamo proprio i personaggini in formato giocattolo. Quello l'abbiamo visto, se non sbaglio, nel packaging del furgoncino. Del furgoncino, esattamente. Scritta le tartarughe ninja, tutti i vari personaggi che ci sono in questa linea e la scheda del personaggio. Leonardo è il leader, le armi che usa, le katane, e il suo sogno è essere un leader senza paura per guidare i suoi fratelli. Bel packaging, devo dire. Io direi di andarlo ad aprire. Perfetto. Ed ecco qui il personaggio di Leonardo. Lo sculpting è molto dettagliato, questa cintura in gomma morbida che richiama quella dei giocattoli vintage, solo che questi giocattoli hanno molte articolazioni in più. Allora, le braccia piegano bene in alto, 90 gradi, ruotano su loro stesse, c'è un piegamento al gomito, 90 gradi anche questo, e piccola torsione limitata però dalla fasciatura al gomito e rotazione del polso. Nodosfera anche all'anca, ruota e si alza, arriva a qui a 90 gradi, come anche il piegamento al ginocchio, cioè la rotazione laterale e rotazione anche alla caviglia. Ecco, rotta la caviglia, povero Leonardo. Non piega la caviglia. Non ha torsione al busto, ma snodosfera anche sulla testina. Ruota e si alza e si abbassa, oppure piega anche lateralmente. Comunque per essere un giocattolo, non un action figure da collezionisti, direi che ha un ottimo range di movimento. Sì, sì, assolutamente. Come dicevo, anche lo sculpting è fatto molto bene. Vediamo anche la trama del guscio, con tutte queste zigrinature. E poi le katane, le sue armi caratteristiche, queste spade che si sfilano dai folderi posteriori. Vediamo bene le katane nel dettaglio. Due spade praticamente identiche, semplici, fatte in questa colorazione metallizzata, qui colorata nella parte del manico. Abbiamo questa fasciatura, questa texture, realizzata piuttosto bene, dai, che dici? Sì, sì, semplice ma efficace. Andiamo a posizionarle in mano al nostro personaggio. Tac. Posizionamento molto semplice, ma rende comunque bene. Una... E una, due. E passiamo alle armi secondarie. Rastrelliera con armi. Abbiamo tre kunai, stella ninja, pezzo di pizza, coltello generico e bomboletta di Uzi. Tutte armi applicabili alla rastrelliera grazie a questi spuntoncini che fuoriescono. Tutto colorato di grigio, non sono intervenuti con altro colore. E per finire, Leonardo pre-mutazione. Piccola tartarughina in un verde che appunto richiama il colore del personaggio. Semplice ma efficace, anche qui molto ben dettagliata, molto ben scolpita. Ed ecco qui il personaggio con la rastelliera e la sua controparte pre-mutazione. Ma passiamo alla prossima figure.
Veniamo ora a Raffaello, tra l'altro il mio preferito fra tutte le tartarughe. Sostanzialmente la confezione è sempre uguale, con questo blister dove intravediamo le varie armi dedicate al personaggio, sia i consueti sai, sia nella rastrelliera posteriore. La tartarughina, ovvero Raffaello, prima della sua trasformazione o mutazione che dir si voglia. L'artwork dedicato a Raffaello, ovviamente. Nella parte posteriore, solita checklist, il titolo del film animato e la scheda dedicata a Raffaello. Qua possiamo leggere: a Raffaello piace spaccare tutto. Capiamo che la sua arma sono i pugnali sai, mentre qui possiamo notare che il suo sogno è essere un combattente di arti marziali. Ma andiamo ad estrarlo dalla confezione. Ed ecco qui Raffaello, la testa calda delle tartarughe ninja, con i suoi classici pugnali sai. Vediamo che vengono posizionati lateralmente nella parte anteriore della cintura, fatti piuttosto benino. Questi sono quasi lo stesso stampo, ma vediamo che in uno ci sono delle zigrinature in più, come fosse una specie di fasciatura. Bella anche la trama del manico, prodottino, devo dire, niente male. A Raffaello poi sono state associate queste altre armi bloccate in questa rastrelliera. Abbiamo qua un kunai, abbiamo due shuriken, queste lame a forma di falcetto, una bottiglietta di ooze con il liquido che sta uscendo, ovviamente sono monocrome in questa plastica grigia, e lateralmente un pezzo di pizza. Passiamo alla tartarughina, piccolina, monocroma, verde, con un buco sullo stomaco. Gli avranno sparato, forse. Gli avranno sparato, no, ci sarebbe per risparmiare un po' di plastica. Sì, oppure può essere che il punto dove veniva fissata per lo stampaggio. Esatto. Beh, ben scolpita. Sì, ha tutti i dettagli che servono e sembra proprio Raffaello. Ah, uguale, proprio identico. Ma veniamo adesso appunto al Raffaello, la testa calda del gruppo, difatti si vede dal volto di sfida. Le articolazioni sono sempre le solite, che abbiamo già visto. Bella l'idea di mettere la parte della pancia a questa gomma, in modo tale che se pieghiamo la gamba comunque non viene limitato il movimento, almeno non più di tanto. Mi piacciono i dettagli perché vedi che è caratterizzata diversamente dai fratelli. Sì, assolutamente. Questa si vede che è più tozza, che ha fatto molte battaglie. Infatti si vedono queste graffiature che c'ha sul carapace, sulla parte anteriore. Parte posteriore niente, in realtà. Pensavo facessero qualcosa anche dietro. Il guscio dietro. Invece no, niente. Però insomma, già da questo possiamo capire che è quello più tosto del gruppo, mettiamola così. Bello il fatto anche che ci abbiano messo questa borsettina diversamente dalle altre tartarughe. E anche la bandana è diversa. Sì, sì. Più corta, io mi sarei aspettato una bandana più lunga e questa effettivamente copre anche tutta la calotta, tutta la testina. Queste differenze sono quelle che fanno apprezzare questi modelli, queste riproposizioni delle nostre classiche tartarughine. Ecco qua Donatello, il packaging è sempre quello che abbiamo già visto sia su Leonardo e Raffaello. All'interno vediamo solita rastrelliera, tartarughina. Qua vediamo qualche oggetto in più però, tipo un marsupio con un cellulare che esce. Il cellulare è innestato nel marsupio, quindi non si può togliere. Gli occhiali associati al personaggio, per renderlo ancora più intellettuale. Sì, un po' nerd. Esatto. Un paio di cuffie, il nome, la sua caratteristica, ovvero il cervello del gruppo. L'artwork dedicato al personaggio, solito logo del film. Logo del film. Giriamo. Il back è lo stesso già visto negli altri blister, cambia solamente la scheda del personaggio. Qui appunto vediamo Donatello e la spiegazione del personaggio è che Donatello è incredibilmente intelligente. La sua arma preferita è il bastone Bo. Non lo sai come si chiama? Non è Bo nel senso Bo, è in senso Bo, nel senso che il Bo è il nome del bastone. E il sogno di Donatello è inventare giochi di giorno ed essere una K-pop star di notte. E ti giuro, questa è una cosa che proprio non mi aspettavo da questo personaggio. Ma si vede che il film ci rivelerà qualche dettaglio inedito sulla personalità di queste nuove tartarughe ninja. O meglio, reinterpretazioni delle tartarughe ninja. Ma andiamo a spacchettare anche questo.
Eccoci arrivati a Donatello, la terza tartaruga ninja presa in esame. Allora, qui ha una caratterizzazione un po' diversa da come ce la ricordavamo, più attinente, diciamo così, agli ultimi film, con gli occhiali, con più orpelli, come per esempio questo marsupio da cui fuoriesce questo cellulare. Fa capire subito che è il personaggio più intellettuale, più tecnologico dei quattro protagonisti. Abbiamo anche un paio di cuffiette, visto che è il suo sogno è diventare una K-pop star. Direi che esatto, proviamo anche a mettergliele in testa. Sì, dai, pensavo scivolassero via e invece mantengono bene la posizione. Finora è il personaggio più ricco di accessori. Allora, il marsupio non so se si leva, c'è un innestino qui nella parte posteriore, potremmo provare, ma io direi anche no. Stessa cosa valida per gli occhiali, hanno una specie, eccoli qua, uno e una due, possiamo anche toglierglieli. Hanno questi forellini dove vanno ad innestarsi gli occhiali grazie a questi perni laterali. Qualcuno preferisce l'esposizione più simile al personaggio classico, ma onestamente se si opta per questa linea, visto che è caratterizzato così, direi di lasciarlo come è stato concepito. Articolazioni già viste praticamente, non hanno nulla di diverso dai precedenti personaggi, ma la sua arma principale è il bastone Bo che ha qui dietro la schiena. Si infila semplicemente questo sostegno, sfiliamo e glielo infiliamo nella mano. Può essere tenuto da una mano oppure anche da tutte e due per avere una presa più salda. Un'altra cosa che ho notato, mio caro Edo, allora, uno è la colorazione diversa. Ogni tartaruga ha una colorazione diversa, sì, che la rende unica, praticamente. Sì, come la tradizione. Esattamente. Ma un'altra cosa interessante è, non so quanto si riesca a notare, hanno fatto una specie di texturina qui, nella pelle, che richiama un po' la pelle della tartaruga. E bisogna dire che lo sculpting è stato fatto veramente molto, molto fiquo. Come anche il carapace anteriore e il guscio posteriore, anche questo molto ben dettagliato. Altra cosa da notare è secondo me la lunghezza delle bandane, che è diversa da tartaruga a tartaruga ed è in gomma morbida, così anche se dobbiamo ruotare la testina, spostarla, non crea assolutamente nessun disturbo. Ma Vale, prima di passare alla disamina delle armi secondarie, volevo farti notare che il bastone Bo in questione purtroppo ha la stessa colorazione delle armi appunto secondarie e non è colorato dettagliatamente come le armi che abbiamo visto per Raffaello e per Leonardo, ed è un peccato perché è un bastone che se lo si guarda presenta molti dettagli sia sull'impugnatura che addirittura nell'asta, perché ci sono delle incisioni. Eh sì, effettivamente è vero, qua potevano differenziarlo un po' di più per renderlo più caratteristico, ecco, e invece l'hanno lasciato un po' più amorfo. Ma non so perché questa scelta. Passiamo adesso alle armi secondarie. Allora, anche la rastrelliera, come le precedenti, presenta delle armi che si rifanno all'arma principale, ovvero al bastone, con questo bastone che si sgancia, diventa una sorta di nunchaku a tre pezzi, oppure questo, diciamo così, da una estremità fuoriesce una lama. Classica stella ninja, una pizza, fustino dell'Us, in questo caso, attenzione, non è rotto, completamente intatto. Ma lo sanno i nostri followers cos'è l'Us? L'agente mutageno responsabile della trasformazione delle nostre tartarughe e molto probabilmente del caos mutante che dà titolo al film che vedremo. Passiamo poi alla tartarughina, al Donatello in miniatura. Semplice, non ha articolazioni, non ha niente, ma è un bel accessorio in più. Ed ecco qui il personaggio con tutti i suoi accessori, ma passiamo all'ultima tartarughina, alias Michelangelo. Ultima tartarughina, stesso packaging, cambiano solo il colore della tartaruga, le fisionomie, a quanto pare le hanno caratterizzate tutte in maniera diversa, l'arma classica del personaggio, ovvero il nunchuck, o il nunchaku all'italiana, Michelangelo, ovvero the entertainer, l'intrattenitore, infatti è sempre quello che fa lo sciocchino, il burlone. All'inizio ero lui, mi piaceva molto la sua aria un po' divertente, scanzonata. Poi invece mi sono rivisto più in Raffaello. Artwork ovviamente dedicato al personaggio. Retro sempre identico, salvo fatto appunto per la scheda del personaggio. Qui vediamo Michelangelo. La descrizione indica il comico. Le sue armi, come detto prima, sono in nunchaku. E il suo sogno invece è essere un comico. Proprio lineare. Sì, esatto. E andiamo a spacchettarlo.
Ed ecco qui l'ultima tartarughina, Michelangelo. Che dire, niente? Lo si vede subito che è il personaggio più burlone. Guarda che bel sorriso che gli hanno fatto. Va che testona gli hanno fatto rispetto alle altre. Sembra un po' più bambinesco. Qua vediamo bene anche i dettagli delle fasciature, la texture della pelle. Articolazioni, nulla più di quanto già visto. La parte posteriore invece ha l'ubicazione delle sue armi, dei suoi nunchaku, con questa spaccatura. È una cosa super interessante, molto funzionale, soprattutto per l'arma che utilizza. Permette di venire estratti in maniera molto più semplice che non inserirla, infilarla a forza. Sì, anche per prevenire rotture, visto che sono cinture in gomma morbida. Perché ricordiamo che questa gommina qua, soprattutto nei giocatori vintage, questa andava a rovinarsi e rompersi, ma soprattutto andavano a rovinarsi e rompersi le catene, se così potevamo definirle all'epoca, che era praticamente un filo di plastica morbida, che si rompevano praticamente subito. Quindi hanno optato per questa soluzione, questa catena un po' più rigida, che ovviamente è più difficile da allargare e restringere, ma che tiene molto bene. Sono praticamente identici i due nunchaku. E vedi anche qua, Vale, è un peccato perché hanno colorato le catene, sembrerebbe, dalla plastica monocroma delle impugnature, cosa che non hanno fatto invece con l'impugnatura del bastone di Donatello che abbiamo appena visto. Peccato, bello l'effetto però. Si è reso molto bene, sono praticamente identici, hanno usato lo stesso stampo, però sì, fanno la loro sporca figura. Proviamo a inserirli in mano al personaggio. Entrano piuttosto bene in mano. Le mani sono un po' più chiuse per tenerli un po' più saldi, il che è un bene, piuttosto che scivolino via appena li si guarda. Beh, preferisco così. Ed eccoci qua con Michelangelo con in mano i suoi nunchaku caratteristici. Sono belli grandi rispetto a Lumino. A parte il fatto che hanno utilizzato uno stile un po' caricaturale anche per il film animato, quindi anche se sono un po' più sovradimensionati rendono bene comunque. Ma passiamo alle armi secondarie, nella solita rastrelliera, vista lateralmente, con queste alette che fungono da piedini, praticamente per mantenerla in piedi. E vediamo, arma chiamata Kusarigama, una specie di falcetto con la catena. Due stellette ninja, abbastanza asimmetriche. Luz, attenzione che anche qui, a differenza di altri, è sì rotto al liquido che fuoriesce, ma in uno era aggiustato, in uno fuoriusciva da una parte, questo fuoriesce verso l'interno. Quindi anche qui non hanno usato lo stesso stampo. Pezzo di pizza più piccolo rispetto agli altri, molto probabilmente in base al personaggio, che è quello più goloso, è un altro pezzo più piccolo. L'ultima arma, se così possiamo definirla, è un nunchaku fatto con due microfoni. Ma pensa a te. Ed infine, ecco qui il nostro Michelangelo in formato tartarughina. Similare alle altre, ma attenzione, hanno modificato qualcosa. Allora, ho notato che anche le tartarughine erano diverse una dall'altra. Seppur di poco. Esattamente, una Mari guardava con la testina verso destra, una con la testina verso sinistra, una aveva la testina che puntava in avanti, un'altra aveva tutti i piedini nella stessa posizione, ovvero in su. Anche le codine, una che gira verso destra, una che gira verso sinistra. Sono riusciti a creare una differenziazione di elementi anche per questo soggettino talmente tanto piccolo che chi se ne frega. Se ne sarebbe accorto nessuno. Ed ecco qui il personaggio, l'ultimo, ma non ultimo, perché le tartarughe le abbiamo finite. E fin qua, ok. Però manca il Maestro Splinter. Certo. Quindi passiamo al Maestro Splinter. Ultimo personaggio di questa linea dei buoni, mi sembra un po' diverso dal solito. Sì, se devo dirtela tutta, anche dal trailer sembra il personaggio forse meno riuscito di quelli che vediamo, ma perché ha questa aria più da nonno che non da maestro di arti marziali. Sì, esatto. Tra l'altro in originale è doppiato da Jackie Chan. Vedremo come viene caratterizzato, aspettiamo il film. Quindi, personaggio, rastelliera con le sue classiche armi. Nome del personaggio, qua il Master Sensei. È il ruolo di maestro, ovviamente. Sì, ma Master Sensei. Sei maestro. Sì, esatto, è un rafforzativo. Ma perché? Attenzione che qua l'artwork cambia e vediamo solamente le quattro tartarughine. Non c'è un artwork dedicato al maestro. A quanto pare no. Retro del blister come gli altri, cioè non cambia nulla se non appunto la scheda del personaggio. Vediamo Maestro Splinter, niente di più se non maestro di arti marziali. La sua arma è la spada bastone e il suo sogno è difendere i suoi figli. Un bravo papà. Sì. E quindi andiamo a spacchettare anche questo personaggio.
Ed eccoci giunti all'ultimo dei buoni, ovvero il maestro Splinter, il sensei delle quattro tartarughine. Allora, come lo trovi tu, Edo, questo personaggio? Lo trovo con i colori che ricordano chiaramente la controparte degli anni 80-90. Ma lo vedo un po', sembra quasi un nonno o un papà, un po' attempato, ma non mi dà l'aria, non mi dà molto l'aria del sensei, se non fosse appunto per quel kimono che gli hanno messo. Sarà per gli occhiali, sarà per... non lo so, però sono curioso di vedere come lo avranno caratterizzato nel film, e di sicuro non possono aver fatto peggio di quella pantegana imbarazzante che c'era nei film di Michael Bay. Ma staremo a vedere, staremo a vedere. Che dire di questo giocattolino? Allora, comunque lo sculpting è interessante. Molto bella la trama che traspare dal kimono. Anche la cintura viola, così hanno colorato seguendo i colori del vecchio personaggio, della vecchia serie degli anni 90. Gli occhiali ovviamente si possono rimuovere, hanno dei pernini qua alla base e volendo lo si può anche tenere senza occhiali. Qui dietro ci sono i buchini per inserire i pernini, pernini muschiati. Articolazioni, come visto in precedenza, alle braccia sono le stesse identiche, nulla più nulla di meno. La testa ruota, pecca, ball joint anche alle anche, ma non hanno articolazione alle ginocchia. In compenso hanno una piccola articolazione qui sulla caviglia. Sì, quindi oltre alla rotazione della caviglia c'è anche un piegamento del piede, seppur minimo a causa dello sculpting, però c'è. Anche la coda ruota a destra e a sinistra, nulla più. La parte superiore del kimono è in plastica dura, mentre quella sotto, per agevolare il movimento, l'hanno fatto in una gomma morbida. L'idea un po' fuorviante è che ci sia una rotazione al busto, ma in verità quel piccolo stacco che si nota è dovuto proprio alla differenziazione di materiale tra la parte superiore e l'inferiore del kimono. Il suo oggetto opzionale è un bastone. Secondo me è un'arma. È un'arma? Se si sono attenuti a quanto fatto nei giocattoli originali, io direi che è un'arma. Andiamo subito a controllare, allora lo sfiliamo e sì, c'è la lama celata come su Assassin's Creed. Hanno usato lo stesso principio che c'era nel giocattolo vintage, hanno suddiviso il bastone in fodero e lama. Semplice ma efficace. Anche qui vediamo una... applicazione di pittura, sia per la lama che per l'impugnatura. Ah già, sì, molto ben fatto devo dire. Armi in rastelliera, eccole qua. Cosa notiamo subito? Notiamo questi due bastoni con le lame rovinate, tra l'altro, bello il dettaglio. Però ti viene da chiedere, perché se ha già un bastone con la lama ne facciamo altri? Perché tecnicamente questa arma potrebbe essere utilizzata in maniera gemella, come fossero due katane, come fossero dei nunchaku. In questo caso, questo bastone fatto a manganello di polizia americana viene chiamato nello specifico tonfar e a quanto pare gliel'hanno associato al maestro Splinter. Classico arco che vediamo sia nel giocattolo vintage, vediamo anche nel film del Il segreto di Uso, quello anni 90. Le frecce, ovviamente, e due stelle rotanti. Chissà se quei due bastoni tonfa possono essere inseriti all'interno del fodero originale. Allora, per provare bisognerebbe toglierli, ma io non me la sento di toglierli. Io sto in tutte le maniere provare a punzecchiarti e invece a provocarti, no. Ma no, non c'è. E invece no. Ed ecco qui le tartarughe di ultima generazione messe a confronto con le originali vintage degli anni 80. La prima cosa che salta agli occhi è la differenziazione del colore e ovviamente gli snodi alle articolazioni. Per il resto, come misure, non variano più di tanto. Confrontiamole ora con quelle della serie animata del 2016 di Nickelodeon. Anche qui possiamo notare la differenza di colori e anche un diverso stile del design. L'importante però è che restino comunque fedeli al concetto originale di tartarughe. Ed eccoci giunti alla conclusione di questo video. Vediamo qui le nostre quattro tartarughine più il nostro maestro Splinter, tutte quante schierate nella loro completezza e bellezza. Possiamo ben notare la differenza di corporatura delle varie tartarughine, ma soprattutto la differenza di colorazione. Anche se rispetto alle loro controparti originali la differenziazione del colore qui è un po' meno percettibile, si nota soprattutto per Michelangelo, ma non per gli altri tre.
a me piace molto l'estetica, sono proprio differenziati bene, ognuno con una propria personalità. Come altezza misurano circa 11 cm. Tra i 4 e i 5 pollici di altezza. Se volete dire la vostra, lasciate pure un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, il like è sempre ben gradito. Tutti i nostri contatti li trovate nell'info box per vedere altre novità e anteprime sugli altri social. E detto questo, noi vi ringraziamo per l'attenzione. Vi diamo appuntamento al prossimo Nerdstorming, alla prossima recensione. Stay nerd! Stay young!